Il contrario, deputata, vuole parlare, prego. Sì, Presidente, no, velocissimamente questo ordine del giorno, semplicemente anche come dire, continuando la logica di trasparenza che vorremmo portare all'interno di questa istituzione, chiede semplicemente di rendicontare i viaggi in relazione ai propri mandati parlamentari e questo sempre in forma di trasparenza essere pubblico nelle pagine dei deputati. E spero appunto che, appunto, visto che il parere era addirittura il ritiro, ci possa essere una riformulazione o comunque la collaborazione dell'Aula. Grazie. Sì, allora comunico che il gruppo Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Sinistra Ecologia e Libertà hanno esaurito il tempo previsto dal contingentamento per il seguito dell'esame. Essendone stata fatta richiesta e come da prassi, la Presidenza concederà un tempo aggiuntivo pari a un terzo di quello originariamente previsto. Bene, e allora nessun altro chiede di intervenire? Dichiaro aperta la votazione. Garavini. Caso. Caso. Sì, nessun altro. Deve ancora votare, tutti hanno votato, i colleghi, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 103, contrari 337, la Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno 38 di maio e qui c'è una riformulazione. Accoglie la riformulazione? Deputato Di Maio, non l'accoglie la riformulazione, lo mettiamo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Pilozzi. Tutti hanno votato? Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 134, contrari 309, la Camera respinge. 39, Di Maio, invito al ritiro, altrimenti parere contrario. Lo mettiamo in votazione, la votazione è aperta. Allora, tutti hanno votato. Marcon. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 98, contrari 314, la Camera respinge. 40, anche qui c'è una riformulazione. D'accordo sulla riformulazione, vuole parlare? Prego. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio i Questori per le riformulazioni, soltanto che io queste riformulazioni le ho già accolte negli ultimi 3 anni, quindi ambisco quest'anno magari a farmi approvare l'ordine del giorno così com'è. E non è che io voglia istituire il servizio di car sharing per i parlamentari e soprattutto per i membri dell'Ufficio di Presidenza, pur lasciando il parco delle auto blu, perché se no così produciamo solo un costo aggiuntivo. L'ordine del giorno 40 era legato all'approvazione del 39, cioè aboliamo le auto blu e mettiamo i membri dell'Ufficio di Presidenza nelle auto del car sharing con una convenzione apposita. Quindi se io adesso accogliessi l'idea di mandare avanti una convenzione col servizio car sharing, addirittura individuando degli spazi appositi vicino alla Camera per mettere le auto del